Buonasera. Dopo tre anni, amici di Directa Sport, bentrovati da Piazza Sella di Iglesias. Eccolo qua il spettacolo e lo show che avete appena visto. Era per la presentazione di questo importante serata dedicata al combat con il The Night of Fight, l'edizione numero 8 qui in Piazza Sella a Iglesias. Adesso c'è la presentazione della serata e allora seguiamo qualche piccola stralcio di quello che sta dicendo la presentazione per questo importante evento di stasera. Quello più atteso, dove si combatterà per il titolo europeo UKN. Allora, ora ci sarà un'esibizione, ci sono già pronti i ragazzi della ASD Compagnia d'Arme Castellani de Gioiosa, che si occupa di sport, arti marziali e storia. Loro sono attivi nel territorio dal 2014 nella promozione della rievocazione della scherma storica, l'antica arte marziale dei nostri antenati. Allora stanno adesso per salire sul ring per un'altra parte di questo show iniziale, è l'esibizione della scherma medioevale. Sono appena saliti sul ring un
duello che apre ancora una prima presentazione di questa serata dedicata al combat, una serata organizzata dall'Alias Gym di Alessandro Alias e Laura Zazu. Questa è l'ottava edizione. E allora seguiamo questa seconda parte della presentazione della serata, questo show di combat, questa scherma medievale, una esibizione che vi facciamo vedere. Considerate che il peso della spada è di quasi 2 kg. Ancora la esibizione di questa prima parte, dicevamo, con la scherma medievale, ecco lì, con i gesti e le mosse a richiamare l'antica arte e la spada medievale con le mosse dei due combattenti. Ovviamente quello che stiamo vedendo è una semplice esibizione, non stiamo arbitrando il match. E facciamo un applauso ai ragazzi dalla SD Compagnia d'Arme Castellani de Gioiosa. Guardia. Ecco il saluto per il pubblico che ha affollato Piazza Sella stasera per questa edizione numero 8, dicevamo, il The Night of the Fight, il gala internazionale di kickboxing e Muay Thai che ci accompagnerà per tutta la sera con 9 incontri che ci saranno poi tutta la serata dei match, sia dei match di esibizione ma poi anche dei match importanti, anche perché ci sono dei combattimenti per assegnare anche dei titoli, ma soprattutto una manifestazione internazionale dove ci sono dei atleti che arrivano anche fuori Sardegna e quindi ci sarà da godersi una grande serata questa sera, dicevamo, la serata organizzata dalla Alias Gym per un menù veramente ricco di tanti incontri di dilettanti ma anche combattimenti professionistici. Ricordiamo che la serata clou si conclude con il match K1, il titolo europeo del round, con le 4 riprese da 2 minuti, la categoria da 70 kg con Andrea Magia alias Jim e Alex Porvat del team Noel Malta. E allora si parte con questa prima esibizione dei K1 bambini, saranno 2 riprese da 1 minuto e 30, Alessandro Scarpa della Alias Gym e Leonardo Tatti della KGB di Assemini, con questa primo combattimento che è anche una esibizione. Ci sarà anche l'arbitro per questo primo combattimento, un combattimento che è però al sapore di esibizione per questi due giovanissimi atleti.
l'atleta di casa, ricordiamo, della Alias Gym con Alessandro Scarpa. Dall'altra parte Leonardo Tatti all'angolo blu, mentre all'angolo rosso per Scarpa Tatti è della KGP di Assemini per seguire questo primo combattimento, dicevamo, come esibizione. Poi ci saranno i match clou con, dicevamo, 8 combattimenti più questo che è il nono. Tanto i due allenatori dei due ragazzi che si stanno adesso affrontando al centro del ring, dove ricevono le ultime direttive da parte dell'arbitro per indicare dare ai due giovani atleti le ultime indicazioni prima di dare il via a questo combattimento di kickboxing con, dicevamo, due giovanissimi ragazzi che adesso andranno a dar vita alla prima delle due riprese. Da minuto e mezzo, eccola la campanella che dà il via a questo primo incontro. Incontro, dicevamo, esibizione, ma sono già dei giovani interessanti perché hanno un percorso di crescita per prendersi un po' tutte le parti tecniche per poter dare vita alla loro carriera che inizia da molto giovani. E allora con il combattimento che è iniziato, allora ancora l'arbitro a intervenire per dare ai giovani le indicazioni con i colpi che devono essere dati in un certo modo. Allora c'è anche il passaggio dell'arbitro che ha dato il tempo, adesso si può riprendere. Ancora tentativi con l'atterramento, con l'intervento del pugile Alessandro Scarpa. C'è anche una piccola differenza di altezza tra i due, però intanto finisce adesso il primo round con l'intervento della campana, e quindi si va adesso con le indicazioni da parte dei due giovani. Siamo nell'angolo rosso di Alessandro Scarpa. Anche dei match di Muay Thai. Quasi tutto pronto per la seconda ripresa con i due giovani Scarpa e Tatti, che sono di nuovo al centro del ring. Eccolo il via al secondo round, altro minuto e mezzo prima della termine di questo primo match di esibizione. Ancora prova con lo scambio Tatti. Tanto c'è l'arbitro che redarguisce il giovane della KGB di Assemini.
si può ripartire. C'è sempre il grande fair play, sia nel kickboxing che nel Muay Thai, due discipline che vedremo stasera. Adesso c'è la prima esibizione con due giovani atleti che non vogliono lesinare gli interventi. C'è l'arbitro che dà il via di nuovo all'incontro. Ancora l'intervento di Scarpa. E si chiude con la seconda ripresa, altro minuto e mezzo per chiudere questo incontro tra Alessandro Scarpa e Leonardo Tatti. Un minuto e mezzo per queste due riprese e adesso ci sarà lo scambio di abbracci e convenevoli tra i due giovani atleti e anche tra i rispettivi allenatori che vanno, maestri che vanno a salutarsi. Dicevamo del grande fair play che anima sempre queste manifestazioni, questi incontri. Adesso si va con il verdetto degli arbitri, dei giudici meglio, che decreteranno adesso il vincitore tra Scarpa e Tatti. Dopo questa primo match, questo primo combattimento di esibizione, K1 bambini, quasi tutto pronto, seguiamo allora l'ufficialità. I giudici hanno espresso il loro giudizio. Giudici, questo incontro si conclude con verdetto alla pari. E la parità per il verdetto, non poteva iniziare meglio questa manifestazione tra Alessandro Scarpa della Alias Gym e Leonardo Tatti, KGBD a Semini. Match pari quindi tra i due, e allora si ripartirà fra pochissimo per il primo match del Night Fight, Super Fight, per il primo incontro che sarà il K1 Light, con le tre riprese per due minuti ciascuna, con Simone Manca della Alias Gym all'angolo rosso, con la presentazione proprio della speaker di stasera, con Simone Manca pronto a salire sul ring della Alias Gym, e poi Christian Frau della KB Spazio Fitness all'angolo blu stanno per salire sul ring per dar vita a questo primo match ufficiale del Night of Super Fight alla ottava edizione. Ci sarà anche un titolo europeo sulla finale. Eccolo qua l'ingresso sul ring di Simone Manca della Alias Gym, con l'angolo rosso che va a posizionarsi, e allora dall'altra parte sta per salire sul ring anche Christian Frau, KB Spazio Fitness. Quasi tutto pronto anche per il suo ingresso sul ring qui in Piazza Sella per il primo match ufficiale, con il contatto leggero per questa specialità K1. Dicevamo, tre round da due minuti ciascuno. Anche questo match. E allora con Stefano Ventimiglia, il l'incontro con l'arbitro ancora rimane sul ring, Stefano Ventimiglia, per arbitrare questo match. Ancora l'inserimento dei caschetti per
due. C'eravamo all'angolo rosso con il pantaloncino chiaro che prende la pacca del suo allenatore Alessandro Alias, mentre è già pronto Simone Manca. Dall'altra parte anche Christian Frau, il controllo da parte dell'arbitro dei guantoni, del posizionamento del caschetto, dei parastinchi, le operazioni che gli arbitri devono effettuare per tutti gli incontri. Allora, manca davvero poco per questo primo incontro ufficiale, primo incontro che dà il via alla serata. Poco fa la prima esibizione con i due giovani della Alias Gym, della KGB di Assemini, mentre adesso eccoli al centro del ring già pronti, Manca e Frau. Anche qui le ultime indicazioni da parte dell'arbitro. Si parte allora con questi due minuti del primo round, subito a lavorare con le gambe ancora una prima fase di studio. A lavorare molto con le gambe. Tanto prova ad entrare anche con il destro. Manca, e intanto va lo scambio sempre. Manca. Ancora l'arbitro a intervenire. Ancora attenta all'iniziativa Manca con Frau, che adesso prova in difesa. Prova ancora con il sinistro, Manca. Ancora con l'iniziativa Manca e Frau che entra con il destro e poi finisce la prima ripresa. Un inizio di studio tra i due, poi c'è stato l'ingresso diretto di Frau proprio nel finale. Manca comunque ha controllato parte del primo round, adesso sono negli angoli con i loro allenatori. Ancora le ultime indicazioni dei due allenatori, due coach del per questo primo incontro ufficiale con Simone Manca, angolo rosso Alias Gym, e dall'altra parte Christian Frau, KB Spazio Fitness. Sta per ripartire la seconda delle tre riprese. Eccolo il via con Frau e Manca che ripartono dal centro del ring. Prova con un calcio rovesciato. Manca tiene bene Frau.
Ancora il lavoro di Frau, prova a tenere a distanza l'avversario. Tanto manca, prova a rispondere. Ancora l'arbitro Ventimiglia a intervenire, intanto con il calcio ci ha provato, ancora manca. Intanto anche entra con il destro Frau. Attenta, ancora l'iniziativa manca, poi va a legare Frau. Altro intervento dell'arbitro a separare i pugili con Frau che si gira, poi si può ripartire. Con manca che prova a lavorare con le braccia, finisce anche il secondo round. Facciamo un applauso per Simone con Christian Frau. I due che vanno di nuovo nei loro angoli in attesa del terzo round. Grazie per la collaborazione. Facciamo un applauso anche alla nostra Baby Ringaro. Allora, con le ultime indicazioni dei tecnici per manca e Frau, tanto sarà manca con il grande lavoro anche al banco dei giudici dopo queste primi match. E allora è tutto pronto per vedere che cosa i giudici daranno come indicazione. Vince questo match all'angolo rosso Simone Manca. Simone Manca porta a casa l'incontro. Si è visto grande iniziativa da parte dell'atleta della Alias Gym, che va a vincere il suo incontro contro Christian Frau della KB Spazio Fitness. Allora si chiude qua il primo confronto, dicevamo, la categoria, il K1 Light, con il contatto allora, leggero. Cambiamo e allora si va adesso al Muay Thai, al primo incontro del Muay Thai, sempre Light per loro. Tre round da due minuti. Leonardo Meloni, KB Spazio Fitness. Con Stefano Collu di fronte, Old School Gym di Sant'Adi. Tanto c'è stata una correzione, sono due i round da due minuti anche per questo incontro. Allora, dicevamo, Leonardo Meloni fa il suo ingresso sul ring. Angolo rosso per lui, KB Spazio Fitness. Eccolo qua Leonardo, eccolo nel ring anche lui, Leonardo Meloni, KB Spazio Fitness. Dall'altra parte invece l'angolo blu della Old School Gym di Sant'Adi, Stefano Collu è pronto a entrare anche lui sulla ring per questo primo incontro anche dell'altra disciplina, per il Muay Thai, la disciplina anche questa molto interessante, con i due atleti che andranno adesso a confrontarsi per questo secondo
match ufficiale, sempre siamo ancora nella parte light degli incontri. A breve partirà il con della il Muay Thai. Allora si andrà poi adesso con una delle parti più caratteristiche di questa disciplina, con il Ram Muay, una disciplina importante con una danza rituale che viene eseguita da entrambi gli atleti con dei movimenti particolari accompagnati da questa musica, questa Dontre Muay, la musica che accompagna tutto lo svolgimento di questa parte. Allora, questo è un rito tipico della box thailandese. Serve nell'antica disciplina per ottenere il favore degli spiriti benigni e scacciare quelli maligni. Una esibizione che può essere anche molto lunga, dipende sempre dalla voglia che hanno gli atleti di farla più o meno completa. Ci sono anche degli ornamenti tipici che questi due atleti non hanno adesso indossato, ma avremo modo di approfondire e di vedere anche nei prossimi match. Intanto qua è quasi tutto pronto per Leonardo Meloni e Stefano Collu. Pronti sul ring, al centro, dicevamo, angolo rosso per Meloni dei KB Spazio Fitness, l'angolo blu per Collu, con i boxer e i pantaloni blu, Collu della Old School Gym di Sant'Adi. E allora, anche qui è quasi tutto pronto, sempre Stefano Ventimiglia l'arbitro del match. E si va adesso con l'inizio di questo incontro, va subito con il lavoro con le gambe. Ancora la musica che accompagna tutto il match. Subito dentro Collu con il colpo. Altro gesto di intesa, va ad affondare subito Collu. Tanto ancora l'iniziativa, prova Meloni a rispondere con uno scambio di punch. Tenta ad entrare Meloni. La buona difesa di Collu. A tenere ancora una prima fase di clinch. Poi ancora a provare Collu lo scambio con le gambe. Prova anche la risposta a Meloni con una serie di scambi. Meloni intanto vanno a completare questo primo round da 2 minuti e si va di nuovo agli angoli con l'attesa per il secondo round. Bene.
Eravamo nell'angolo di Leonardo Meloni, KB Spazio Fitness, per vedere un po' le indicazioni del suo allenatore, che continua a dare ancora gli ultimi suggerimenti prima di riprendere. Meloni un po' più in difficoltà nella prima parte del match contro Collu. Adesso si può ripartire per questo secondo round tra i due. Ancora il tempo dato dall'arbitro e si può ripartire. Ritorna anche la tipica musica che fa da sottofondo all'incontro. Intanto prova a ripartire come aveva terminato Collu. Prova Meloni con uno scambio invece di pugni destro-sinistro. Entra ancora con il sinistro Meloni. Prova adesso l'azione di clinch, l'arbitro li separa, si riparte ancora con l'iniziativa adesso di Meloni all'uscita dal suo angolo a seguire le indicazioni del suo tecnico. Intanto Collu ad entrare con il destro. Hanno una grande mobilità al centro, prova lo scambio con i pugni e poi anche il tentativo con le gambe. Ancora Meloni prova a replicare Collu, la fase di clinch di Collu con poi lo scambio con il ginocchio. L'arbitro a intervenire, si riparte ancora. Va ancora con il destro e poi con il calcio per Collu e finisce anche questo round con l'arbitro che va a chiudere il secondo round. Tornano agli angoli con adesso anche i giudici, che avranno anche tanto lavoro da svolgere anche in questo match. Intanto l'arbitro va a recuperare proprio dai giudici i loro verdetti, ad attendere anche Collu per capire quale sarà il verdetto finale. Collu che è stato molto molto attivo per gran parte del match, dell'incontro, ha dato, si è fatto vedere attendiamo il verdetto di giudice. Allora manca davvero poco, dobbiamo fare, tanto c'è forse un cambio rispetto a quanto preventivato. 2-2, ok. Ancora piccole. Aspettiamo il verdetto. Ancora una piccola attesa per vedere, ecco, chi sarà il vincitore. Verdetto unanime, la vittoria è per l'angolo rosso, Leonardo Meloni, che è riuscito a battere il suo avversario Collu. Grande match per Meloni. Collu ha tenuto bene il ring, ma alla fine il verdetto unanime dei giudici è per l'angolo rosso e quindi Leonardo Meloni, KB Spazio Fitness, Leonardo Meloni, Stefano Collu, vince il suo incontro. E allora
Ebbene, signori, con la discesa dal palco. Non disciplina, ma proprio materia. Per e allora si va adesso che non è quello con della lotta, ma un quasi, piccolo intervallo, piccolo intermezzo. Per un'altra parte musica dello spettacolo, signori, e allora ci sarà un intervallo con l'esibizione del gruppo dei Sarrazza, lo special guest per la serata. Lottano. Loro che sono musicisti di casa, nel Sarrazza, senso che sono nati qui a Iglesias, che hanno fatto grande strada nella musica. E allora con il saluto vi lasciamo sulle note delle canzoni del rap dei Sarrazza, un piccolo intervallo prima di continuare poi con gli altri incontri. E allora seguiamo e poi ritorniamo qua con il resto delle esibizioni e dei match. SR qui. Grazie a Yassin per averci invitato oggi, è un grosso onore per noi essere qui. Su, con la questo è Sardo Speperanos. Su. Yeah. Su con la base. Su con la base. Oh. Yeah. Chi niente è chi niente so. Sardo che gli abbuia. Siamo tisi che spagaseos. Castro del malo del marroso sai io. Sulla forma. Borsa batterina che te do. Casimero con metro zero. Son massa. Ta recordati la razza che ci casca. Mineraro e mo de glesa sta la plaza. Ma da piccio che lasci niente che se fa. Grazie special. Come la corona con le molle integral. Come te cara son de te su lo che boom boom. In esplosione. A casa te scupetto. Come te sovrespone. Preparazione. E signor tesorione non guidate. Sa trossa a me de comparare. E ci me para. So, Rungo si strippa. Iglesia ci sei. Busca esa familia sarda, busca de esa raza los hombres. Sardos veteranos de esa guerra sarda, representan todos los hombres. Busca esa familia sarda, busca de esa raza los hombres. Sardos veteranos de esa guerra sarda, representan todos los hombres. Tralalera, ella que no te checo, es tu hombre que tosa el impacumente. Cobra tenores, se difonde, te esperro. Su titano, sporto, cambiamento. Se te pipa e pari de morse nunca no consento. Toca me la revolta que no siento mi saía. Yo pago de sangría, tú se santo mumie y te so poco. Porque trato ti suono isolano, no sarà claro ma hasta riposo santo veterano. Ey la hombre, vos te pintas, sos tío, se confonde. Sos tío mío de lui de kilo a dios. Sombra torna, la de spano, gioca e strippa. Pure esce un chico bambo, de regia me la gusta razza. Lui do segno, ita, ita, mo si da passa. Chica sa finica, sa ma puro lui di lassa. Cicano veterano credo de culurzone de qua regione hablo de vita introsardo rigore paramigente slapito sulle cure di fuego accantona eia omina regione a gamba non ti seguo custa sta famiglia calon del tu su nata vada piga ma non ci stressi si fuma una zappa ti pari bene anima pura lunga vita cicano con pelle si scetti pensa fare si da sosa forza del todo te minchiate stato veterano prosso mines custa sta famiglia sarda, gusta de esa raza los hombres. Sacos veteranos de esa guerra sarda, representando a los hombres. Gusta esa familia sarda, gusta de esa raza los hombres. Sacos veteranos de esa guerra sarda, representando a los hombres. Gusta esa familia sarda, gusta de esa raza los hombres. Sacos veteranos de esa guerra sarda, representando a los hombres. Custa esa familia sarda, gusta de esa raza los hombres. Sardos veteranos de esa guerra sarda, representando a los hombres. Grazie. SR Click. Iglesias, Sarrazza, Kivile Ruido, la storia del rap isolano. Fantastici. E allora andiamo avanti con i match. Allora signori, questo è un match un po' particolare. Disciplina Muay Thai. Saranno 3 round da 2 minuti, categoria 62 kg, 6-2. La sua particolarità è perché sarà un round tutto al femminile, completamente, anche il nostro arbitro. Facciamo un applauso a Carla Ortu.
all'angolo rosso dalla Sitmat, Sara Molinas. E allora, con l'intervallo dei Sarrazza per questo breve intervallo di questa serata dedicata al kickboxing e Muay Thai, e adesso ci sarà la ripresa degli incontri con due incontri al femminile con Sara Molinas del Sitmat all'angolo rosso, con l'entrata sul ring anche per lei, Sara Molinas. Fatti sentire, Iglesias. Eccolo qua l'ingresso di Sara Molinas all'angolo blu per l'angolo rosso. Malatesta Rachele, Malatesta. Ecco l'ingresso anche per l'angolo blu, il team Malatesta con Rachele Malatesta, è pronta anche lei fra pochissimo a salire sul ring per questo altro match. La categoria è il 62 kg con, eccolo qua, fra pochi istanti anche l'ingresso per l'angolo blu, Rachele Malatesta. Eccola anche per lei l'ingresso e l'applauso del pubblico di Iglesias per Rachele Malatesta. Simon and to the lava royin tita me chan project. Eccolo anche l'ingresso per loro due. Anche qui si tratta del Muay Thai, e dicevamo anche in fase di presentazione, questa era l'entrata nel ring, che è un altro dei momenti clou per questa disciplina. Si va ancora con la Ram Muay delle due atlete, e con i gesti, come dicevamo e spiegavamo prima, per scacciare gli spiriti maligni. Una danza che viene accompagnata anche nella sua parte più antica dalla recitazione silenziosa di preghiere e formule magiche per propiziare il buon andamento e il buon esito dello scontro. Con i movimenti che poi ci sono anche i movimenti a terra, che è anche un'altra fase, come vediamo. Ta From Nang, la parte del Ramuai che viene svolta a terra, questi movimenti lenti che vengono effettuati anche qui, simulano vecchi bendaggi utilizzati nei tempi antichi. La normalità poi si conclude anche con il volo del cigno, che è considerato animale sacro, e tanto questi altri movimenti ripetuti anche tre volte per omaggiare i maestri, i guerrieri, la patria, la religione, insomma, disciplina che ha anche queste fasi davvero suggestive. Due atlete che stanno facendo vedere tutto.
classico rito della Ram Muay. Ancora queste ultime fasi della Ram Muay con Molinas e Malatesta che adesso si salutano al centro del ring con fra pochissimo l'inizio del match dell'incontro. Sono fatto vedere la Ram Muay adesso con l'arbitro al centro del ring per le ultime indicazioni prima di dar via al combattimento. Combattimento che è il terzo incontro clou della serata dopo l'esibizione di Alessandro Scarpa e Leonardo Tatti. Poi ci sono stati già i match con Simone Manca che ha vinto il combattimento contro Christian Frau del match K1 Light. Poi a seguire Leonardo Meloni che ha battuto Stefano Collu nel primo incontro di Muay Thai. E poi adesso con Sara Molinas, Sitmat nell'angolo rosso e poi dall'altra parte invece Rachele Malatesta del team Malatesta, angolo blu. Ancora togliere tutti i simboli della Ram Muay, avevamo accennato prima, gli altri due atleti non li avevano indossati, sono anche quelli dei simboli caratteristici del Muay Thai, nelle braccia, nel capo. E adesso quasi tutto pronto anche per questo incontro, anche per questo match. Anche qui il controllo di rito da parte dell'arbitro per controllare se è tutto in ordine nei guantoni. Anche nell'angolo rosso con Molinas, l'arbitro a controllare. Pronte per questo match. Ancora le ultime fasi. E allora si è ormai giunti all'inizio del match con Molinas e Malatesta al centro, pronte per il loro combattimento. Eccolo il via al match. Ancora a lavorare con le gambe Molinas, a rispondere con i punch invece Malatesta. Ancora la fase di clinch tra le due, lavoro tra gomiti e ginocchia per entrambe, una fase prolungata di clinch. Ancora con Molinas che prova a entrare anche con il gomito. Adesso interviene l'arbitro. Ancora
ancora a malatesta, prova a chiudere nell'angolo Molinas, che riesce a divincolarsi. Sempre altra fase prolungata di clinch. L'arbitro a separare di nuovo. Ancora prova uno scambio col destro sinistro, malatesta. Altra fase di clinch, ancora malatesta, prova con le braccia. Si difende bene Molinas. Intervento dell'arbitro a separarle e poi si riparte ancora. Finisce il primo round con una buona prova da parte di entrambe, Molinas e Malatesta, pronte per il secondo round. Allora quasi si può ripartire ancora per il secondo round, altri due minuti per questo match di Muay Thai, 62 kg la categoria tra Sara Molinas, Sitmat e Rachele Malatesta del team Malatesta. Malatesta angolo blu, ricordiamo invece Sara Molinas all'angolo rosso. Molinas con pantaloncini azzurri, bianchi per Malatesta. Si riparte ancora con lo scambio subito con Malatesta, che prova a entrare ancora con il gomito e poi con i calci. Fase di clinch prolungata anche in questo avvio di secondo round. Prova con il tip due volte per allontanare la sua avversaria. Molinas poi risponde ancora, ma la testa mette all'angolo la sua avversaria. Altro intervento dell'arbitro. Intanto c'è il time chiesto per sistemare le gomitiere. Per Molinas si può ripartire. Ancora entra subito con la fase di calci. Ancora in clinch. Ancora all'angolo, questa volta Malatesta con Molinas che prova l'iniziativa in questa fase di clinch, con l'arbitro che deve dividerle. Si può riprendere ancora Molinas e finisce anche il secondo round. Grande spettacolo in questo incontro, davvero senza esclusione di colpi. Sara, 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 Sara.
attenzione, ultimo round. Allora abbiamo visto questo angolo del team Malatesta con le indicazioni per Rachele. Dopo questi primi due round siamo al terzo e ultimo, altri due minuti prima della chiusura di questo incontro, di questo terzo match della serata per questo evento del The Night of Super Fight qui da Piazza Sella Iglesias, la serata organizzata dalla Alias Gym di Alessandro Alias e Laura Zazzu. Questo davvero ricco tabellone di match per questa serata, quello attuale tra Molinas e Malatesta, stanno per riprendere e ritornare al centro del ring per dare vita di nuovo a un round combattuto come lo sono stati i primi due. Piccolo momento per sistemare uno degli angoli per gli allenatori, è tempo anche di dare le ultime indicazioni per provare a dare il tutto per tutto in questo terzo round. E allora manca davvero poco. Finito di sistemare l'angolo rosso e allora si può ripartire ancora adesso al centro del ring. Malatesta e Molinas. Ultimo round che parte adesso, ultimi due minuti. Prova Malatesta subito a prendere l'iniziativa. Calcio di Malatesta. Ancora un momento di clinch tra le due, con adesso Molinas che prova a lavorare ai fianchi con le ginocchia. Ancora nell'angolo con la fase di clinch con Molinas che prova con le ginocchia, prova a tenerla a distanza Malatesta. Ancora con i calci prova Malatesta, poi entra anche con il sinistro. Molinas prova a tenere più alta la guardia. Adesso lavora con il tip, con il tip per allontanare l'avversaria. Lo farà ancora con le ginocchia e finisce l'incontro proprio con il suono della campanella. Grande match questo tra Molinas e Malatesta, e quindi ancora una volta saranno i giudici a dover decidere con già con le braccia alzate. Sara Molinas del team Sitmat
Rachele Malatesta, anche lei adesso pronta del team Malatesta ad andare al centro del ring. Davvero un gran combattimento tra le due che vanno adesso anche a salutarsi. Adesso tutto da decidere. Sentiamo con i giudici. È già tutto pronto. Manca solo di capire quale braccio alzerà l'arbitro. I giudici si sono espressi. Questo match alla pari. Un pareggio per questo match. Davvero un gran bell'incontro. Il saluto tra queste due combattenti con Molinas e Malatesta, che vanno a salutare anche i coach avversari. Un saluto per loro. E allora il match in parità. Salutiamo le atlete con un grosso il applauso. Dai, pareggio. Facciamoci sentire Iglesias. Altro incontro. Sara Molinas della Sitmat Cagliari e Rachele Malatesta, team Malatesta. Allora il pareggio tra Sara Molinas e Rachele Malatesta, e adesso si va a grandi passi verso il prossimo match. K1, il round sarà di 3x3, 3 minuti per 3 round, categoria 67 kg. Pronti a salire. Bravi. Sul ring Mattia Peddio e Thibaut Valentin del team Ignon. Allora ci prepariamo per il prossimo match. Si torna al kickboxing con il prossimo sempre match. K1. Saranno 3 round da 3 minuti, categoria 67 kg, 6-7. Pronto già la presentazione da parte all'angolo rosso dello speaker dall'Alias Gym per far entrare Mattia i due Peddio combattenti. Eccolo Mattia Peddio tra gli applausi del folto pubblico di Iglesias. Davvero Piazza Sella gremita per seguire questa manifestazione. Intanto sta per salire sul ring proprio Mattia Peddio della Alias Gym, la società di che organizza questa serata, il Night Fight of Super Fight numero 8. Si attende solo di veder salire sul ring Mattia Peddio per la presentazione di questo incontro. Ancora qualche istante prima di veder spuntare dall'arco posizionato a parte opposta alle nostre camere con il gioco in casa si può sempre aspettare. Eccolo qua ed è pronto adesso tra gli applausi. Signori, del suo Mattia pubblico di casa Peddio. Mattia Peddio Alias Gym, la sua società, con eccolo l'atleta di casa che è pronto a salire sul ring. Quasi pronto Peddio, la concentrazione anche per lui. Allora l'angolo rosso, ed eccolo entrare sul ring Peddio, va a salutare il suo pubblico pronto ad arrivare nell'angolo dove c'è il suo tecnico. E intanto il suo avversario con Thibaut Valentin, lui arriva dalla Francia con il team Ennion per il suo ingresso sul ring. Ed eccolo anche Thibaut Valentin pronto
per dare battaglia su questo ring. Il saluto anche del suo allenatore, Team Enion. Altro match, primo round, quelli di per questo match saranno tre minuti ciascuno per questo altro incontro, quest'altra sfida sul ring di Piazza Sella con l'angolo rosso, l'atleta di casa Pendio, sull'angolo blu invece il suo avversario Valentin, anche lui pronto. Ormai manca solamente l'avvio del match con il suono della campana, l'arbitro Cristina Ganga a dare il via all'incontro per questo altro match K1 67 kg. Pendio, guantoni rossi, Valentin, guantoni blu, per riconoscerli meglio. Eccoli, si danno il gesto di intesa e poi si potrà partire con l'incontro, primo round che parte adesso. Prova a partire subito deciso Pendio, lo scambio destro sinistro e calcio per Valentin che va anche con il destro. A vuoto il tentativo di calcio in girata per Valentin. Grande scambio in questo avvio di match con il primo calcio e poi anche entra ancora Pendio con il calcio. Valentin che ha restituito anche col sinistro Pendio adesso. Lo scambio tentato da Valentin. Ancora Pendio con il destro. Prova ad allontanarlo Valentin anche adesso con il destro. Sinistro di Pendio. Ancora col sinistro Pendio. Lo sente Valentin. Ancora Pendio prova ad affondare. Prova Valentin con il calcio. E poi Pendio con il calcio. Mettere giù il suo avversario ancora con il sinistro. Sente il momento Pendio. Ancora in uscita col sinistro Pendio. Prova in girata Valentin. Poi il sinistro. Tentano lo scambio con Pendio che prova anche con un calcio al volo. Una piccola fase di studio dopo un avvio davvero deciso. Prova anche in girata Valentin, tiene sempre bene la guardia Pendio, poi prova con il calcio all'indietro Valentin e finisce adesso il round tra i due. Hanno dato vita davvero a un gran bel primo round con colpi di Pendio che sono fatti pesanti in alcuni momenti dell'incontro. Anche Valentin è riuscito
vede le stelle, ti sto facendo solo questo, non si può trattare. È tutto pronto anche per il secondo round. Davvero il primo è stato un gran bel round con i due che non hanno lesinato colpi. Adesso quasi tutto pronto per ripartire con il secondo round. Eccoli già pronti al centro, va subito con il calcio Pedio, ma Valentin risponde subito bene. Ancora Pedio ci riprova. Prova adesso lo scambio, Valentin entra anche con il sinistro tra la guardia di Pedio, ancora Valentin, poi in uscita Pedio con il sinistro, tanto scivola nell'angolo Valentin, è pericoloso anche queste scivolate. Si riparte ancora con lo scambio, Valentin prova anche con il calcio, va fuori misura, allora Pedio prova a tenerlo all'angolo. Prova ancora Pedio con il sinistro, lavora molto con i calci Valentin, poi entra con il sinistro mentre Valentin stava provando colpo in girata. Ancora prova Pedio a entrare, poi il destro di Valentin due volte. Sinistro di Pedio che riesce a entrare sulla guardia, ancora ci riprova, calcio che va a vuoto, riprova Valentin ancora con il calcio, poi uno scambio destro-sinistro sempre ben tenuto, allora poi Valentin entra due volte, poi prova ancora ad affondare con i pugni. Pedio per un attimo subisce, ancora Valentin ancora con il sinistro, momento un po' di difficoltà per Pedio. Valentin prova a inquadrarlo, ancora in uscita, ancora Valentin entrato più volte in questo frangente, c'è anche un taglio per Pedio all'occhio, allora c'è un attimo lo stop da parte dell'arbitro che va a far medicare Pedio, un piccolo taglio sull'arcata sopraccigliare. Il va tomber, plein pot, il va pas s'attendre. Ancora le fasi di sistemazione per Pedio con Valentin che alza le braccia al cielo, niente da fare per Pedio, deve abbandonare, e allora Valentin che si porta a casa il match con Pedio che gli rende omaggio, e poi lo scambio di saluti tra i due, niente da fare per l'atleta di casa.
della Alias Gym, che ha condotto un ottimo match nel primo round, poi nel secondo ha preso il sopravvento. Valentin è riuscito a portarsi a casa il match prima della fine dell'incontro. Adesso solo una formalità per decretare il vincitore, con Pedio che deve abbandonare il suo match prima della fine. E allora manca solo certificare la vittoria per Valentin. Ancora qualche piccola fase per medicare Pedio. Eccolo qua Mattia dell'Alias Gym con il suo allenatore. Tutto bene per lui, un po' meno per il suo incontro. Comunque ci sarà modo per rifarsi anche per lui. E allora gli applausi meritati comunque per l'atleta dell'Alias Gym. Un po' sconfortato per aver perso il match, ma ci può stare sicuramente. Questo gli sta dicendo il suo allenatore Alessandro Alias. E allora pronti per vedere il verdetto finale con Thibaut Valentin, che fa a portarsi a casa il match. Eccolo qua, Thibaut Valentin porta via il suo match. Anche qui di nuovo grande fair play, gli onori per Pedio, gli onori di Alias per il combattente della team. Ringraziamo nuovamente gli atleti Hennion, Mattia Pedio dall'Alias Team, Thibaut Valentin, team Hennion. Allora si va a concludere anche questo e andiamo avanti col prossimo match momento. E allora c'è il prossimo match in attesa, un altro match di Muay Thai. Sarà il categoria 63 e 500 grammi, 63 kg e 500 grammi, con la categoria che vedrà in salire sul ring Giuliano Lai, sempre della Alias Gym, e Tommaso Venè del Kick e Punch. Allora tre anni da sistemare il ring dopo il match che ha visto vincere per KO tecnico Thibaut Valentin contro Mattia Pedio alias Gym. E allora adesso manca davvero poco per un altro incontro di Muay Thai. 63,5 kg dicevamo, pronti quasi a salire sul ring Giuliano Lai e Tommaso Venè. Ancora pochi istanti e poi sarà di nuovo grande Muay Thai. Ancora qualche fase per riprendere. Allora eccoli, siamo qua pronti. Siamo quasi pronti con la presentazione dei due categoria atleti che saliranno adesso sul ring chilogrammi. Con la chiama dello speaker, eccolo qua. Saranno tre round da tre minuti, disciplina Muay Thai. All'angolo rosso dall'Alias Gym, Giuliano Lai. Eccoli qua che si preparano per salire sul ring, Giuliano Lai alias Gym contro Tommaso Venè, Kick e Punch. You should have never doubted me. I'ma work to my last breath. I'ma hustle to my last breath. Yeah, yeah. Yeah, you should have never doubted me. The pain and the
Giuliano Lai. Ed eccolo qua, Giuliano Lai alias Jim, pronto a salire sul ring. Concentrazione, ed eccolo qua alias Jim. E adesso sarà il turno all'angolo blu di Tommaso Venè. Kick a punch, Tommaso Venè. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation. Eccolo qua, Tommaso Venè del kick a punch. Eccoli nei loro angoli. Allora ricordiamoli: angolo rosso Giuliano Lai, angolo rosso della alias Jim. Categoria 63 kg e 500, mi correggo rispetto a quanto detto prima. Arbitra questo match il signor Francesco Macis. In breve partiremo con la musica per il cerimoniale del Muay Thai. Mentre dall'altra parte abbiamo visto Giuliano Lai, ci sarà Tommaso Venè, kick e punch, lui nell'angolo blu, anche loro di nuovo con la disciplina il Muay Thai, e allora si darà vita ancora alla Ram Muay prima di iniziare questo incontro. Anche qua, fra pochi istanti, la musica che darà vita a questo incontro. Anche i giudici sono stati decisivi in quasi tutti i match per decretare i vincitori. Eccola qua, la Ram Muay dei due atleti. Lai e Venè. Ancora la fase della Ram Muay, la concentrazione dei due. E nel rito della Ram Muay thailandese, oltre ad avere un significato mistico e religioso, e anche una dimostrazione di devozione religiosa, umiltà, gratitudine da parte dell'allievo. Questo che nei tempi antichi era un rituale che voleva dimostrare devozione al re, oggi invece è un rito un po' più rivolto al proprio organizzatore, all'allenatore. Le varie fasi della Ram Muay, importante anche l'ultima, quella che vede l'atleta vicino al proprio maestro. Eccoli qua, di nuovo quasi tutto pronto per il match con la Ram Muay, ancora una volta questo spettacolo nello spettacolo per questa disciplina
arriva dalla Thailandia, ma ormai ha avuto una espansione in tutto il mondo. E allora anche qui nel ring allestito al centro di Iglesias, Piazza Sella, davvero colpo d'occhio importante per tante persone che stanno seguendo questo Night Super Fight, edizione 2022. Dopo alcuni anni di stop per via ovviamente della pandemia, si è ritornati di nuovo sul ring, ancora una volta grazie all'organizzazione della Alias Gym, che ha dato vita ancora a un grande evento con 9 incontri, uno di esibizione dei due giovani atleti Alessandro Scarpa e Leonardo Tatti. E ora siamo al sesto incontro della serata, quello che vedrà affrontare Giuliano Lai alias Jim il suo avversario Tommaso Venè, Tommaso Venè del kick e punch. Angolo blu per Venè, guantoni blu, mentre per Lai i guantoni rossi. Lai ancora con lo scambio, poi è Venè che entra. Ancora ci prova fase di studio tra Lai e Venè. Prova con il calcio, la tenuta da parte di Lai. Prova ancora Venè, poi Lai prova a replicare. La fase di clinch adesso, che provano i due a entrare con le ginocchia. Ancora il tentativo di Venè con Lai che va giù con la spinta, intanto si riparte. Ancora tanti momenti di studio per i due per provare a trovare il varco giusto per entrare. Finisce il primo round con i due atleti che tornano nei loro rispettivi angoli. Thank you.
abbiamo visto le indicazioni da parte del maestro Alias per il suo atleta, per Giuliano Lai, che le indicazioni per affrontare questo secondo round. Sono tre i round per questa sera, 63,5 kg la categoria, ancora con la ripresa dell'incontro, Lai contro Vene. Al centro del ring, ancora provare a trovare i varchi per entrambi. Ora con il tip per Vene. Va ancora a Vene, poi scivola Lai, tutto a posto, si può ripartire. Prova Vene in uscita anche con il calcio, Vene, poi Lai a tenere. Ancora prova con il calcio, Vene, tiene bene Lai. Provano anche in fase di clinch. Ancora prova Vene a entrare con il sinistro. Ancora con i calci Vene prova una fase di calci per entrare su Lai. Ancora con il tip per Vene. Prova ancora Lai due volte a venire avanti con i pugni. Poi con i calci e le gambe a replicare Vene. Finisce anche questo round con i due che tornano nei loro angoli, con anche Vene che è riuscito a entrare un paio di volte. Lai tiene bene comunque anche il suo terzo e ultimo round incontro. Allora si va, si corre verso il terzo round per chiudere anche questo match in attesa degli altri tre minuti per capire se si andrà anche qui sul giudizio degli arbitri, dei giudici, scusate, oppure se si chiuderà prima l'incontro. È da capire, ma vedremo fra pochi istanti quando torneranno al centro del ring Lai e Vene. Io mi rifido. Ultime indicazioni per Lai e adesso si torna al centro del ring per il terzo round. Il saluto tra i due e allora pronti per iniziare l'ultima ripresa. Yeah.
ma ci prova con le gambe vene a tenere a distanza il suo avversario. Prova a intervenire ancora con le gambe vene, con i calci, poi prova con il sinistro Lai. Va a vuoto Vene con Lai, che prova adesso in fase di clinch a tenere all'angolo il suo avversario. Interviene l'arbitro. Ancora vuoto Vene, prova anche Lai a entrare con le ginocchia, poi ancora con i calci per Vene. Adesso una fase in cui si deve dare tutto. Prova ancora Vene con i calci. Prova adesso Lai a replicare con un'azione con i punch. E va a concludersi anche questo incontro, anche questo match tra Giuliano Lai alias Jim, Tommaso Vene, kick e punch. La categoria era 63,5 kg per i due che adesso vanno a salutare i maestri. E allora si andrà anche qui sui verdetti dei giudici, che stanno già scorrendo tra le mani dell'arbitro. Intanto qua si va a salutare anche il pubblico per i due che si sono sfidati qua sul ring di Piazza Sella. Adesso è tutto nelle mani dei giudici, anzi ormai è passato già tutto nelle mani dell'arbitro, che sa già il verdetto. E allora tutti sul ring per vedere chi tra Lai e Vene si porterà a casa l'incontro. Momento d'attesa, momento di tensione, l'applauso. Dice questo match con la vittoria che verdetto unanime, va verdetto unanime l'angolo blu per Tommaso Vene, che si porta a casa l'incontro. Allora, verdetto unanime, niente da fare per Lai. Tanto Vene va a ringraziare tutti, a salutare tutti, così Lai a salutare i suoi avversari. E adesso altro momento di fair play, di saluto per i due atleti, per i loro maestri. E allora a portarsi a casa l'incontro Tommaso Vene. Si va verso gli ultimi tre incontri della serata. Il prossimo sarà un altro match di kickboxing, K1, tre riprese per tre minuti, categoria 58 kg, Samuele Andolina, team Noel, che viene da Malta, e Ovidio Popadiuk del team Satori. Allora a seguire
ci sarà un'altra sorpresa della serata e poi a chiudere gli ultimi due incontri importanti. Il primo, categoria 61 kg per il match di Muay Thai, che sarà l'ultimo della serata tra Rustam Vintu dello Yamabushi Gym e Anthony Camilo del Creed Second Out. Disciplina e poi il match clou, quello saranno tre round da che tre porterà categoria 58 a salire sul ring Andrea Magia alias Jim e Alex Horvat del team Francesco Noel di Malta. Sarà il team clou della serata perché vale la cintura europea che proprio Magia aveva strappato al suo avversario Samuele nella Aldolina. Prima match che si è svolto proprio a Malta e qui adesso ci sarà la rivincita tra i due con Andrea Magia forte della prima vittoria che vuole replicare di fronte al pubblico sardo, al pubblico di Iglesias con questa grande serata di The Night of Super Fight. E allora l'ingresso, però prima di quel match clou sul ring Samuele Aldolina contro Ovidio Popadiuk. Allora quasi sul ring adesso deve salire anche Ovidio Popadiuk. Eccolo anche lui pronto a salire sul ring. Match K1, 3 round per 3 minuti, categoria 58 kg. All I can say is I told you. Jury at the bank now in the bar. You should have never doubted me. I'ma work to my last breath. I'ma hustle to my last breath. Yeah, yeah. Yeah, you should have never doubted me. The pain and the struggle followed me. My daddy never been that bothered me. And it's cause. E allora con la musica che lascia il ring si va verso il match tra Ovidio Popadiuk con l'angolo blu, mentre nell'angolo rosso c'è Samuele Aldolina, team Noel di Malta. Il match lì al centro del ring pronti Aldolina e Popadiuk. E si parte. Ha subito Popadiuk ancora con il sinistro, subito giù Aldolina. Prova anche con il sinistro e poi ancora va a entrare Popadiuk con il calcio devastante, il sinistro e Ovidio Popadiuk. È passato l'alternatore. Prova col calcio Popadiuk. Va giù Aldolina sulla mossa di Popadiuk che entra ancora con il sinistro. Con il calcio Popadiuk, ma dopo c'è anche la colpa importante.
l'arbitro a separarli, poi subito con il tentativo di affondo va fuori Andulina con il calcio, non va a bersaglio. Prova in girata Andolina, ancora tenuto bene da Popadio che adesso lo tiene alle corde per provare ad affondare i colpi. Niente da fare, Andolina riesce a divincolarsi, anche l'intervento dell'arbitro. Ancora con il calcio Popadiuk. A vuoto Andolina con il calcio, poi va ad allontanarsi dalla uscita del suo avversario. Ancora con il sinistro Popadio che finisce la ripresa con i due che vanno nei loro angoli a prendersi le indicazioni da parte degli allenatori, e noi andiamo nell'angolo con Andolina. Eccoli tornati al centro del ring, Andolina e Popadiuk. Con Popadiuk che riprende come aveva mollato proprio all'inizio del primo round. Veemente l'ingresso di Popadiuk, che adesso indica il suo avversario. Tanto Andolina prova in girata, Popadiuk sempre molto attento. Prova con il calcio ancora Popadiuk. Il calcio di Popadiuk tenuto anche un po' da Andolina, che comunque adesso sta quando ad allontanare il suo avversario, che è sempre molto efficace nei colpi quando riesce a entrare. Popadiuk ancora con il calcio, poi prova con il sinistro ancora al corpo, prova a tenerlo Andolina. Arbitro a dividerli ancora con il calcio Popadiuk. Entra adesso con il sinistro Andolina, poi il calcio destro alto per Popadiuk, che adesso tiene nell'angolo Andolina, prova lo scambio destro-sinistro. Andolina prova ad allontanarlo con le gambe, poi al corpo lavora Popadiuk anche con il ginocchio, non riesce ad uscire dall'angolo Andolina, poi nelle corde. Tanto
torna a terra nel tentativo di andare con il calcio all'indietro. Andolina si rialza, adesso si riparte ancora con Popadiuk che prova a tenere sempre stretto verso le corde Andolina, non farlo uscire da quella zona del ring. Un po' in difficoltà Andolina sul suono della campana che decreta la fine del round, con ancora Popadiuk molto efficace nei suoi colpi. Andolina un po' in difficoltà in alcuni frangenti del round. Si va verso il terzo round, eccolo qua, i due che si abbracciano per ripartire adesso con gli ultimi tre minuti dell'incontro, con Popadiuk che finora ha tenuto bene il ring, un po' di difficoltà per Andolina, ma è tutto ancora da decidere in questo match con i due atleti che si stanno dando battaglia. Andolina del team Noel di Malta, Ovidio Popadiuk del team Satori. Ancora Popadiuk con il destro, poi va anche a scansare il tentativo di attacco di Andolina, ancora a lavorare con le gambe pugile il atleta del team Satori. Altro ingresso di Popadiuk che prova anche con le ginocchia, viene richiamato dall'arbitro ancora con il calcio destro tenuto bene da Andolina. Prova con il calcio, poi Andolina a respingere con un sinistro, tanto lavora al corpo Popadiuk. Ancora Popadiuk con il calcio, prova ancora con una serie di calci, poi il destro due volte di Popadiuk. Andolina deve respingerlo per non stare stretto tra le corde, tanto c'è il conteggio dell'arbitro per Andolina, tutto a posto, però è un segnale, un po' di difficoltà per Andolina che va a prendersi ancora il tentativo con i calci di Popadiuk, che va ancora con il sinistro e destro a tenerlo lì. Adesso lo scambio anche con il lavoro delle gambe, altro calcio tenuto però da Andolina. Ancora Popadiuk che però ha subito un colpo, e poi adesso Andolina che chiede l'intervento dell'arbitro che gli dà la fine dell'incontro. E allora finisce qua con Andolina che non conclude il match, nonostante Popadiuk avesse anche un piccolo taglio sull'arcata sopraccigliare destra, però ha condotto tutto il match Popadiuk l'arbitro sull'ennesimo scambio dell'atleta del team Satori. Ha deciso di chiudere il match, e allora verdetto per KO tecnico, si va verso la vittoria di Popadiuk. Ok,
la giuria si è espressa. Vince questo match dal team Satori e vince Ovidio Papadiuk per chiudere qua il suo match, che va a prendersi gli applausi del pubblico. Niente da fare per Andolina, che ha retto tutto il match con la chiusura e i festeggiamenti per Ovidio Papadiuk. Allora, ci sarà adesso un'altra sorpresa dell'organizzazione prima di chiudere con gli ultimi due incontri. Saranno altri due incontri importanti, soprattutto l'ultimo, per chiudere questa grande serata con il titolo europeo di Andrea Magia con Alex Horvat. Allora, un altro piccolo spettacolo di intrattenimento, ancora con le luci, ancora con un momento organizzato dalla serata. E allora, godetevelo ancora un'altra volta per questo altro spettacolo di luci. Fate sentire le mani, Iglesias, per il nostro Jonathan. Spettacoli di luce col fuoco. We'll be right back.
Bravo Jonathan, for your free. Grazie con gli ologrammi. Jonathan, for your free. Grazie Jonathan. Allora, eccolo qua, la fine di questo altro spettacolo organizzato con le luci per questa parte finale di The Night of Super Fight, una grande serata organizzata dalla Alias Gym con i due match che vanno a chiudere questa serata, due match importanti. Il primo a chiudere il Muay Thai per la serata sono tre round per tre minuti che vedranno sul ring Rustam Vintu della Yamabushi Gym e Anthony Camilo Rosso. Creed Second Out con la categoria Vito. 61 kg. Altro match importante, altro match dal carattere internazionale con Rustam Vintu della Yamabushi Gym. Eccolo qua a salire sul ring. L'ingresso per l'angolo rosso, e allora adesso sarà l'ingresso anche per l'atleta dell'angolo blu, Creed Second Out per Anthony Camilo. Anche questo match verrà arbitrato dal signor Francesco Matta. Allora sono già lì nei loro angoli, angolo blu per Anthony Camilo, Creed Second Out, l'angolo rosso è quello per Rustam Vintu della Yamabushi Gym, l'ultimo match della serata per il Muay Thai prima dell'ultimo match, quello di kickboxing. E allora anche qua la Ram Muay per i due atleti Vintu e Camilo. L'ultima parte della Ram Muay, quella con i due che vanno nei loro angoli, che vanno i due atleti che vanno dal proprio maestro. Ha visto anche Camilo con le mani giunte per la recitazione, dovrebbe essere delle preghiere, formule magiche, propiziatori. Questo nella tradizione del Muay Thai. Adesso con Vintu e Camilo che vanno nei loro angoli prima di mettersi al centro del ring. Ricordiamolo, l'angolo rosso per Vintu del team Yamabushi Gym. Dall'altra parte Anthony Camilo match, angolo rosso, nell'angolo blu, angolo blu Anthony con Camilo, suo team Creed Second Out. E allora anche qui siamo quasi pronti con Vintu e Camilo. Vintu con i guantoni rossi, Camilo, quelli blu.
via con l'ok dato dal arbitro Francesco Matta. Qui una prima fase di avvio, un po' di studio, i due che vanno a studiare anche la posizione del corpo dell'avversario, con Vintu che prova un calcio, poi scivola non trovando l'appoggio. Allora si deve fare una piccola pulizia sul ring per evitare le cadute come quella di Vintu poco fa. Via di nuovo, prova ancora Vintu, ancora Vintu a prendere l'iniziativa. Camilo con il calcio, poi prova a replicare ancora Vintu. Il sinistro Vintu. Finisce giù Camilo con Vintu che prova ancora. Camilo nell'angolo con Vintu che prova con i punch una serie, finisce giù Camilo. Ha sentito il colpo, l'arbitro lo conta. Tutto ok, Camilo può ripartire. Di nuovo via al tempo con Vintu che prova ancora la serie di punch. Ancora con il destro ci prova Vintu, poi il calcio. Con il sinistro ancora Vintu e finisce il round con qualche problema di troppo per Camilo. Vintu va nel suo angolo e allora ci andiamo anche noi nell'angolo rosso. Entro. Si ritorna al centro del ring dopo aver visto le indicazioni dell'angolo di Vintu che ha iniziato bene questo suo match contro Camilo, che ha provato a respingere gli assalti di Vintu. È stato anche un conteggio dell'arbitro per Camilo, ma adesso si può ripartire. Secondo round, il secondo dei tre round.
ancora con il sinistro che ha vinto. Ancora con il calcio vinto. E poi Camilo ci prova anche con i pugni. E poi il calcio a volante di Camilo. Il pugno poi finisce a terra. Provato un'azione spettacolare Camilo. Calcio di Vintu, scivola Camilo, si riparte. Poi con il sinistro Vintu. Ancora con il sinistro, questa volta va a segno Camilo. Poi finisce giù. Ancora lo scambio con Camilo. Nella fase di clinch per la prima volta nel match, però l'arbitro va a separarli. Ancora la fase clinch con Camilo che va a vuoto. Allora ancora ci prova ad attaccare Camilo, poi Vintu. Scivola ancora Camilo. C'è un altro conteggio dell'arbitro. Si può ripartire. Ma finisce adesso il round con i due che tornano sugli loro angoli, con Camilo che parla con il suo tecnico, il suo maestro, per cercare di venire a capo di un match un po' difficile per lui. Signori, siamo al terzo dall'altra parte round di questo penultimo match. Tranquillo Vintu, ma adesso siamo nell'angolo con Camilo. Allora, terzo e ultimo round, ultimi tre minuti di questo match. Sta vedendo sul ring Rustam Vintu della Yamabushi Gym, dall'altra parte Anthony Camilo del Creed Second Out. Adesso si potrà ripartire con l'avvio, eccolo, dell'ultimo round, quello che decreterà. Prova a muoversi di più sul perimetro Camilo, poi adesso fase di clinch con il sinistro che va al volto.
Allora, un'altra piccola attesa prima del match finale, con la cintura che viene portata sopra il ring, la cintura di magia, quella che dovrà difendere in questo incontro, cintura strappata proprio al suo avversario, quel Alex Horvat del team Noel di Malta, che si era dovuto arrendere lo scorso dicembre, con la quale la cintura che ha adesso tra le mani l'arbitro, sarà la cintura che poi deve essere consegnata al vincitore di questo incontro, con Andrea Magia della scuola di casa, la alias Jim. Proprio e allora, pubblico di Inglaterra, ci siamo? Alessandro, fatevi sentire, alias, dai, ci siamo fatti attendere, va lo so, a dai. Chiedere il sostegno del pubblico di casa, evento, però, l'evento principale di questa serata, Piazza Sella gremita per questo e signori, incontro finale tutto il calore del all'angolo serata rosso, The Night of Superstar, ed eccolo qua, Andrea Magia! Andrea Magia pronto a salire sulla ring per il suo incontro. E allora, eccolo qua, l'ingresso dell'atleta di casa. Iglesias, questo è l'ultimo match, quindi deve venire giù tutta la piazza. Andiatore, fate sentire il calore per Andrea. 1, 2, 3! Tutti dove siete? Su! Magia dopo la presentazione dei Sarrazza, che vanno anche ad animare l'ingresso del combattente di casa. Magia e adesso dall'altra parte all'angolo blu il suo avversario Alex Horvat. Anche qui c'è la richiesta di applauso da parte dell'organizzazione, ed eccolo qua Horvat che va a provare a strappare la cintura al suo avversario con l'ingresso di Horvat. All I can say is I told you. Jury at the bank down the bar. Iglesias, Alex Horvat. I'ma run to my last breath. I'ma hustle to my last breath. Yeah, yeah. Yeah, you should have never doubted me. The pain and the struggle followed me.
per il titolo europeo. Eccoli i due per il titolo europeo, che al momento la cintura ce l'ha Andrea Magia alias Jim, dall'altra Alex Horvat che vuole riportargliela via, e allora sarà un match tutto da seguire. Sono quattro i round da due minuti con Horvat angolo blu, con i questo guantoni blu un'altra parte, angolo rosso per Andrea Magia. Match di nuovo arbitrato dall'arbitro Stefano Ventimiglia, che va adesso nell'angolo rosso, quello di Magia, quello della Alias Team, a controllare che tutto sia a posto. Dicevamo anche la categoria del match K1, titolo europeo, 70 kg. Ancora momento clou di questo incontro. Magia va a parlare con l'arbitro, o meglio è l'arbitro che gli dà le indicazioni, poi va a controllare i guantoni, tutti momenti, fasi di rito per l'incontro che va a chiudere questo The Night of Super Fight, la grande serata organizzata dalla Alias Gym qui al centro di Iglesias, la Piazza Sella Orban, gremita per seguire questo incontro, questo round, il primo dei quattro, i primi due minuti del match, i primi due minuti di un incontro che, ricordiamolo, vale una cintura, vale un titolo. Ed eccoli qua i due che partono subito. A vuoto Horvat, poi prova lo scambio Magia. Qua tiene la guardia Magia. Con Horvat che prova a studiare l'avversario per provare a capire dove può far male. Magia tiene bene la guardia, poi prova con il calcio a vuoto. Prova anche Horvat uno scambio con il destro Magia. La guardia aperta di Horvat. Prova ancora Horvat con il sinistro. Una serie di calci e poi Magia a rispondere tenendo nell'angolo Horvat, adesso un po' in difficoltà sui colpi di Magia, che ha un momento favorevole. Ancora Magia a tenere all'angolo il suo avversario, ancora con i calci. C'è la prima ripresa, il primo round, round subito aperto, inizio che ha provato Horvat a venire su, ma poi Magia ha preso secondo round, il comando. Il secondo round adesso si apre fra pochissimo. Allora, dopo le ultime indicazioni di Alessandro Lias per
il suo atleta si va al secondo round, altri due minuti. Magia contro Horvat. Ancora Magia, prova il corpo, poi Horvat riesce a staccarsi, ancora Magia, scambio destro-sinistro, prova a tenere all'angolo l'avversario, ancora Magia con questi scambi molto rapidi, poi Horvat prova, ma Magia riesce a scansare l'attacco, poteva essere davvero importante di Horvat, Magia riesce a scansarlo. Ancora il tentativo di scambio con Horvat che prova a chiamare il suo avversario. Molto concentrato Magia. Poi il sinistro di Horvat. Prova ancora con il calcio Horvat. Magia tiene sempre guardia alta rispetto all'avversario. Il calcio invece di Magia. Con il tentativo di calcio va ancora Magia. Tiene il calcio questa volta sentito dal suo avversario. E poi prova ancora con il tentativo Horvat a liberarsi, poi con il calcio. Ancora il tentativo. Ci potrebbe essere il colpo fatale. Di Horvat e finisce la ripresa con l'atleta del team Noel di Malta che è riuscito a tenere dopo un po' di difficoltà con Magia che è sempre molto attento. Terzo. Eccolo il terzo round dopo aver fatto un giro dalle parti di Horvat con l'inizio adesso del terzo round che verrà dato fra poco dall'arbitro Ventimiglia con i due che si sono già scambiati un gesto di intesa. Si riparte, eccoli. Magia prova, riesce a liberarsi. Horvat va a vuoto ancora. Il maltese prova con il calcio, ma tiene bene adesso anche Magia con il calcio alto. Poi entra con il sinistro. Sempre attento nella guardia Magia che poi prova a pungere l'avversario, poi prova con il calcio a vuoto. Horvat prova col calcio sinistro, adesso è nell'angolo Horvat, Magia prova con lo scambio destro-sinistro, adesso chiude la guardia Horvat, esce dall'angolo e poi con il calcio a tenere lontano l'avversario. Vuoto con il calcio Horvat.
Cora. Cora Magia che prova. Ancora con il calcio Horvat. E poi finisce anche questo round, il terzo, con i due che tornano nei loro angoli, con Alessandro Alias, l'allenatore di Magia, che va a parlarci su. Allora Magia va a caricare il suo pubblico, a caricarsi, così pure fa Horvat nel suo angolo, perché adesso si decide tutto al quarto round, l'ultimo, dopo un match davvero apertissimo con i giudici che hanno già segnato per i primi tre round i loro giudizi. Adesso c'è l'ultimo gesto d'intesa e adesso si deve dare tutto per difendere la cintura o per guadagnarsela di nuovo. Momento cruciale con Magia che prova lo scambio. Horvat si difende bene, poi prova con un calcio e poi con un altro calcio. Adesso Horvat può prendere l'iniziativa con i calci. Magia prova a chiuderlo nell'angolo per andare con i pugni. E allora ci prova destro-sinistro. Chiuso nell'angolo Horvat con Magia. E prova a tenere lì il suo avversario. Altro calcio di Magia. Il pugno di Magia che si sente. Va a dare tutto Magia, così pure Horvat, per cercare di risalire su. Calcio e il pugno di Magia che va con il sinistro in pieno volto, questa volta Horvat preso alla sprovvista dall'avversario. Ancora ultime fasi dell'incontro con Magia che entra anche con il destro, poi prova a chiudere ancora all'angolo l'avversario. Prova anche con il calcio. Entra Horvat, poi con il calcio Magia. Horvat dice l'ho tenuto con il braccio. E finisce qua l'incontro, con i due che vanno a salutarsi, con Horvat che alza il pugno al cielo e dall'altra parte invece Magia che arringa il suo pubblico di casa, con la Magia che chiede il sostegno del pubblico, ma è tutto nelle mani dei giudici per decidere chi porterà via la cintura, se la difende e se la porta a casa di nuovo Magia o se Horvat invece avrà fatto il suo dovere per ristrappargliela. E allora tutto nelle penne, nei giudizi dei giudici, che sono andati già a dare il risultato all'arbitro, che ha fatto il giro dei tavoli dei giudici, mentre sulla ring i due alzano le mani già in segno di vittoria, ma a deciderlo saranno i giudici. E allora a vedere tra pochi istanti cosa hanno deciso.
Ok, il tavolo della giuria si è espresso. Ancora qualche istante prima del verdetto, prima che venga reso pubblico il verdetto che i giudici hanno già consegnato all'arbitro. Ancora qualche minuto, qualche secondo di attesa per il pubblico di Iglesias, per i due che si sono dati battaglia in questi quattro round da due minuti ciascuno, con Magia che aveva la cintura da difendere, con Horvat che deve togliersi i guantoni, ci sta provando, come ha provato a strappare la cintura al suo avversario. Ancora davvero poco prima di chiudere e di decretare il vincitore. Ancora qualche problemino con i guantoni di Horvat. Suspense che si aggiunge a quella dell'attesa del verdetto. Eccolo, ce l'ha fatta Horvat a togliere anche il secondo guantone. La cintura è tornata sul ring. Andrea Magia, ex Horvat, eccoli, capire Piazza Sella Iglesias chi sarà il vincitore. Si aggiudica questo titolo europeo WKN con verdetto unanime. Il verdetto è unanime. L'angolo rosso per Magia, che si porta a casa il match. Horvat applaude. E allora, eccolo qua, Andrea Magia difende la sua cintura, si riporta a casa la vittoria, quella che aveva già strappato a Malta. Horvat non è riuscito nell'impresa di portargliela via. Il tecnico se la porta a casa con Horvat, che va giù a salutare il suo avversario. Ed eccoli qua, Andrea Magia e Alex Horvat, che vanno ad abbracciarsi per salutarsi e per decretare la fine di questo Night of Fight, per questa grande serata di combattimenti. E allora, per noi il saluto, per questo applauso da parte del pubblico dell'ottava edizione del Night of Super Fight. Grazie a tutti voi. E allora, da Matteo Piga, dalle immagini di Andrea Farris e la regia di Roberto Carta è tutto. Un saluto e grazie a tutti.